ribadisco il mio no, parlo a titolo personale, ma sono assolutamente contrario, perché il Movimento 5 Stelle nasce alternativo rispetto ai partiti e al sistema dei partiti, e quindi non abbiamo nulla che spartire, soprattutto sul territorio. Eppure il partito dei kamikaze, licenza d'autore del consigliere Grillino Scarabel, subisce questo scenario. Palesatosi quasi per caso durante le puntate di 20 e 10 dei giorni scorsi e poi sbandierato a onor del vero dal solo segretario PD Zingaretti, alleati anche sul territorio, qui sostanzialmente in un comitato anti-Zaia che però non pare minimamente preoccupato. Sono altri a dover sposare i nostri temi al massimo accordi con liste civiche, ribadisce Berti, che lo shock per le manovre romane lo ha subito. Lui, da sempre vicino a Di Maio, ora che la sua leadership si è dissolta lasciando spazio a Giuseppe Conte. Per me non cambia assolutamente nulla, le questioni romane sono chilometricamente e anche intellettualmente lontane centinaia di chilometri da me. Io guardo quello che dobbiamo fare qua sul territorio, abbiamo l'ultimo anno di legislatura dove ci sono tantissimi lavori da fare, quindi stiamo belli concentrati per il Veneto e per i veneti. Resta nel movimento il leader veneto che ha speso 8 anni della sua vita nella politica sul territorio. Alternativi ai partiti, in questo senso, forse va il governo giallo-rosso nel pensiero 5 Stelle. Lega o PD per noi sono lo stesso se si fa quel che predichiamo. Farò di tutto quello che è mio possesso perché l'autonomia arrivi per i veneti e chi se ne importa di chi è che la porta. L'importante è che i cittadini abbiano una risposta chiara, al referendum che hanno dato.